Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Siamo ancora su Final Fantasy XVI perché non abbiamo esattamente finito tutto ciò che dovevamo finire all'interno della nostra modalità storia, perché ho già provato il New Game Plus e devo dire che ne sono rimasto molto soddisfatto, sia per la difficoltà con il quale si combattono i nemici, perché sono veramente molto più resistenti, ma soprattutto per il fatto di avere un nuovo obiettivo, ovvero craftarsi l'arma ultima, che dalle statistiche è un qualcosa di straordinario. Quindi diciamo che l'obiettivo sarà effettivamente quello. Cos'è che però manca ancora nel nostro gioco? Se noi andiamo a vedere sulla mappa, ovviamente abbiamo fatto tutte le side quest, abbiamo fatto tutte le cacce, abbiamo fatto tutto ciò che era disponibile fare nelle varie regioni. C'è però ancora qualcosa che manca, ovvero interagire con le tavole, ovvero con le tavole che si trovano praticamente sparse in Valistea. Queste tavole adesso sono disponibili e sono attive. Le ho scoperte in realtà rifacendo il gioco, cioè andando in giro per la mappa a destra e a sinistra e interagendo con diciamo con queste tavole, ho notato che adesso sono attive e presentano le sfide degli Aikon. Quindi dovremo utilizzare un Aikon in particolare e uccidere, comunque affrontare le orde di nemici fino alla fine. Ed è una cosa che ovviamente io ancora non avevo fatto. Quindi ne approfitteremo. E in queste puntate che andrò a registrare in questo momento, andrò a completare queste sfide. Quindi vado e ci vediamo davanti al monolite, chiamiamolo così. Eccoci qui, signori. Siamo di fronte alla mano di Hyperion. Quindi ecco qua, prova del fuoco. All'interno di questo antico Mehir ti attende una prova terrificante, in cui Clive dovrà superare una schiera di nemici mortali armato della benedizione di un solo Aikon, la Fenice. Let's go. Fenice, vieni a me e fammi felice. Ecco qua, prova della Fenice, fase 1. Prova degli elementi. Per superare la prova, Clive dovrà sconfiggere tutti i nemici entro lo scadere del tempo, usando soltanto talenti e abilità di un singolo Aikon. Guadagnare tempo. Il tempo può essere esteso eseguendo determinate tecniche di combattimento indicate prima di ogni fase della prova. Quindi bonus tecnica di combattimento, bonus traslante, attacco finale ascendente, punizione. Ottieni tutti e 8 bonus per ok, bonus aggiuntivi, ciclone collaterale, schivata precisa, esplosione, ok, doppia traslazione, e abbiamo come tecniche fiamme ascendenti e il ciclone scarlatto. Va bene. Ehi, come osi? Troppo lento. Ci hai provato. Troppo lento. Aia. Come osi? Ora basta. Vabbè, è qui, direi, abbastanza easy.
Bonus completamento più 20 secondi. Ok, quindi ora dovremmo andare alla fase 2. Guarda che bello. Sì, fase successiva. Ok, qui cosa abbiamo? Abbiamo, ok, l'ondata incandescente e sempre il ciclone, ok. Yes. Allora, prima eliminiamo questi. Su. Dai, offrimi qualcosa di interessante. Fase 2 completa. Completata in questo caso. Ok, abbiamo 20 secondi ancora. È bello il Perry, quello di fuoco contro, diciamo, quella sorta di Perry contro i proiettili nemici. Mi piace, è molto figo in realtà. Ora qua ci sarà probabilmente il turbine della Fenice. Oppure, eh sì. Ondata incandescente e fiamme della rinascita. Esatto, immaginavo. Esatto, così almeno qua. Oh. Olè. Ecco, se io volevo colpire voi, ci sarà un motivo. Bene. Aia, come osi. No, no, no. No, no, no. Che bella sta vostra, mamma mia. Sta dando un po' fastidio, eh? Ecco, così. Scusa, mi fai picchiare il tuo amichetto per fuori? Oh.
Ok, to. Oltre ogni limite. Abbiamo preso anche un trofeo. Ok, fase 3 completata. Ce ne sono altre? Sì, madonna mia, quante fasi ci sono? Ah, oddio, questa mi sa che è la finale, perché vedo il portale di colore diverso. Esatto, fase finale. Oh, Laliman. Prova del fuoco, fase finale. Cosa abbiamo? Questo e questo. Ma possiamo cambiarli? No. Menu principale? Ah no. Aspetta, equipaggiamento ed icon. Ma perché li possiamo cambiare? Ah, ok. Niente, non si può cambiare. Va bene. Ah no, vero, non c'è il... Ci sono soltanto questi. Troppo lento. No. Ah, delle volte veramente. Ok, giro di prova, sorvegliante della prova, ucciso. Ok, questo è, diciamo, abbastanza easy. Favore del fuoco, fiamme della rinascita. Aumenta dell'8% i danni di fiamme della rinascita. Ok, quindi si ottengono qua gli accessori per, diciamo, le mosse finali, a quanto pare, dei vari Aegon. Bello, giusto, ci sta. Sì, possiamo uscire. Quindi abbiamo superato la prima prova, che non è stata difficilissima in realtà. Prova del fuoco completata. La mano di Hyperio. La prova finale. Un nuovo livello di difficoltà dei cronoliti. La prova finale è ora disponibile nella pietra a rete del rifugio. Ah, ecco cos'è quel quarto. Ecco cos'è quella quarta voce. Me lo stavo chiedendo fino a praticamente poco fa. Me lo stavo letteralmente chiedendo fino a poco fa. Incredibile questa cosa. Quindi ecco cos'è la prova finale. Ok, e allora avremo modo di poterla guardare successivamente. Per ora direi assolutamente no. Quindi questo era il nostro primo monolite affrontato e completato, e ci vediamo al prossimo.